Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di quanto sta accadendo nelle ultime ore sul versante Covid, con il nuovo ceppo arrivato dalla Gran Bretagna isolato in Italia, che sta destando preoccupazione non soltanto a Roma, dove è stato fermato il passeggero da cui è stato isolato questo ceppo, ma anche nella nostra regione. Tutti i collegamenti da e verso il Regno Unito sono annullati, e questo a livello nazionale con un'ordinanza del Ministero della Salute. A Pescara ieri sono arrivati gli ultimi 136 passeggeri che sono finiti in quarantena, perché l'ordinanza è arrivata mentre l'aereo era in volo. A novembre e dicembre sono stati 500 gli arrivi da Londra, in particolare 457 persone, con una percentuale circa del 50% tra partenze ed arrivi, e dunque insomma c'è anche questa ulteriore preoccupazione per capire se effettivamente questo ceppo è arrivato anche da noi. Vediamo comunque il servizio di Giuseppe Dintino. Sospeso ogni collegamento tra l'Italia e il Regno Unito. Questa è la decisione del ministro della Salute Speranza dopo la scoperta di una nuova variante del Covid. I traffici da e verso la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono sospesi fino al 6 di gennaio, e ordinanze simili sono disposte da altri paesi europei. Bloccati oltre manica quindi migliaia di cittadini italiani, tra loro anche molti abruzzesi fuori sede. Ieri a Pescara è atterrato l'ultimo aereo proveniente da Londra, poiché al momento della firma dell'ordinanza ministeriale il mezzo era già in volo. 136 persone sono così sbarcate in Abruzzo e sono ora in isolamento fiduciario. Noi, d'accordo con la Polizia di Stato, abbiamo allertato gli agenti sul posto e abbiamo schedato, diciamo così per usare una brutta parola, i 136 passeggeri, che quindi sono conosciuti, si sa dove sono andati e sono tutti in quarantena. Questo per proteggere gli abruzzesi e cercare di fare il possibile per contenere eventuali contagiati, ci fossero 336, cosa naturalmente che non sappiamo e che sapremo soltanto quando le ASL, che hanno tutti i nominativi, li sottoporranno a tampone. Io mi auguro, essendo 136 partiti con un tampone di partenza entro le 48 ore negativo, mi auguro che non ci siano casi, e quindi mi auguro che noi non abbiamo involontariamente importato in Abruzzo questo nuovo ceppo. Era infatti già previsto che per poter salire a bordo di un aereo è obbligatorio presentare il risultato negativo di un test effettuato nelle ultime 48 ore. Questo però non dà garanzia al 100%. È infatti possibile contrarre il virus in qualsiasi momento, anche dopo aver già effettuato il test, quando si è in procinto di imbarcarsi sul volo. La nuova variante non è più letale di quella conosciuta finora e non sembra alterare la capacità protettiva del vaccino. È però più contagiosa, avvisano gli esperti. Questa variante si diffonde il 70% più velocemente. Il nuovo ceppo è già stato individuato in Italia in una passeggera atterrata a Fiumicino. Diversi sono gli aerei che ogni settimana collegano l'Abruzzo al Regno Unito. 6 sono quelli annullati questa settimana. Da oggi, 2 oggi, 2 dopodomani e altri 2 in settimana. 6 in questa settimana fino a Natale. Quindi noi perdiamo 6 voli, 3 andate e 3 ritorni. La nuova variante circola in Inghilterra da mesi, in causa Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute. Londra sapeva già da settembre, ma lo ha tenuto nascosto. Se questo fosse vero, allora bisogna tener conto che sono migliaia le persone che si sono spostate negli ultimi 3 mesi tra l'Italia e il Regno Unito. Diciamo che nell'ultima settimana si saranno mosse poche centinaia di persone, saranno decine di migliaia in tutta Italia. È chiaro che se si fosse potuto sigillare tutto il giorno in cui si è saputo, comunque quando si era certi, le cose erano più tranquille. Oggi quello che si è potuto fare si è fatto. Andiamo adesso nella Marsica, dove il PD di Avezzano con il consigliere comunale Panei si scaglia contro ASL 1 e Regione Abruzzo. La preoccupazione riguarda la preparazione della sanità marsicana ad una eventuale terza ondata dopo le feste di Natale. Panei chiede le dimissioni dei vertici della ASL 1. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni.
Dimissioni della dirigenza della ASL 1 e critica il governo regionale per il giallo dei 40 milioni sottratti dal fondo dell'edilizia sanitaria a discapito degli ospedali minori. A rincarare la dose contro regione ASL 1 è il consigliere comunale del Partito Democratico Lorenza Panei, a due giorni dalla nuova adunanza dei sindaci del territorio chiamata a fare il punto sull'emergenza sanità nella Marsica. È stato fatto poco e purtroppo non si sta facendo nulla per prevenire, più che prevenire la terza ondata che sicuramente ci sarà, per cui arrivare pure alla terza ondata ripetendo frasi inaccettabili, perché in un momento come questo servono persone che abbiano le competenze per programmare e per prevenire e soprattutto competenze per gestire una situazione di emergenza, che è cosa diversa da una situazione routinaria. Io insieme agli altri due consiglieri di minoranza, Babbo e Lanciotti, è dal 13 novembre che chiediamo senza se e senza ma le dimissioni della dirigenza. L'ospedale di Avezzano non ci garantisce, non garantisce nessuno di noi nel momento in cui ci dovessimo ammalare di Covid. Una cosa che oltretutto ci sta veramente scioccando è come stanno vessando il personale sanitario, cioè le persone che stanno mettendo a rischio la propria salute per garantire la nostra sono quelle che stanno ricevendo un trattamento peggiore di tutti. In un momento come questo i cittadini non solo di Avezzano ma della Marsica tutta si devono far sentire il fatto che la nostra regione abbia tolto 40 milioni di euro all'ospedale di Avezzano per dirottarli a Chieti. È inaccettabile. Quindi, e noi abbiamo dentro la maggioranza della regione Abruzzo consiglieri di questo territorio che, guarda caso, fanno anche i medici. Non ci sono più giustificazioni e la terza ondata è alle porte. Cioè, non possiamo cadere dalle nuvole quando ad Avezzano torneremo ad avere il problema della mancanza dei posti letto. Ce l'abbiamo tuttora, ma con una terza ondata sarà veramente una tragedia, perché abbiamo capito benissimo che quel tendone là fuori, perché così si deve chiamare, tendone, non supporta nulla. Cambiamo argomento adesso. CNA sollecita Regione Abruzzo a procedere in maniera celere all'erogazione dei contributi promessi con i Cura Abruzzo. Battibecco con l'assessore regionale Damario che risponde Piccato. Vediamo. Quando saranno erogati i contributi regionali promessi? E quanto si chiede la Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa? Bisogna infatti ancora procedere alla liquidazione delle somme inserite nella prima tranche dei Cura Abruzzo 1 e 2, varati l'estate scorsa. Cerchiamo semplicemente di rappresentare al meglio le nostre imprese. Al governo regionale abbiamo chiesto di procedere con rapidità e con tempi certi all'erogazione dei fondi stanziati proprio per le imprese, che in questo momento si trovano ad affrontare una difficoltà sia economica che sanitaria. Alla Regione abbiamo sempre offerto il nostro contributo e la nostra collaborazione e non intendiamo in questo momento venirne a meno e innescare conflittualità che non servirebbero e non aiuterebbero nessuno. Gli uffici regionali stanno lavorando per arrivare a liquidare tutte le pratiche nei tempi prestabiliti. Risponde così l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, che giudica totalmente fuori luogo, fuorviante, pretestuosa e inopportuna la presa di posizione di CNA. I dipendenti regionali, aggiunge Damario, stanno rinunciando anche allo smart working pur di arrivare ad evadere le 11.000 richieste di contributo già depositate in ragioneria. Adesso andiamo a Teramo, bilancio di fine anno positivo per l'università nonostante un 2020 terribile. Le iscrizioni sono aumentate del 4,5% e il numero totale degli studenti potrebbe arrivare a quota 2000. Il rettore Dino Mastrocola si dice fiducioso per il futuro dell'Ateneo Teramano, ma non risparmia critiche alla Regione Abruzzo che ha scelto un'università non abruzzese per una convenzione agro-silvo-pastorale. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
È una squadra forte e unita, quella dell'Università degli Studi di Teramo, che ha fronteggiato con coraggio e determinazione un 2020 terribile. Le iscrizioni sono aumentate del 4,5% e il totale degli iscritti potrebbe sfiorare i 2.000 studenti. Nel bilancio di fine anno dell'Ateneo Teramano ci sono momenti indimenticabili, come la visita per la prima volta di un Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato proprio questo anno accademico, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a due eventi, ma anche il Premio Nazionale Smartphone d'Oro, vinto per la comunicazione istituzionale. È stato un anno difficile, che però ci ha messo alla prova, e devo dire che l'Università di Teramo, adesso siamo alla fine di questo anno horribilis, possiamo dire, è riuscita a difendersi bene. Lo dicono i numeri, lo dicono i risultati, ma lo dice soprattutto la determinazione che abbiamo dimostrato tutti, docenti, personale, studenti. Io pensavo che il video di fine anno di quest'anno sarebbe stato povero. Abbiamo fatto fatica a far stare tutto nei soliti 10 minuti. Come si ricomincia? A gennaio torneremo a fare gli esami in presenza, speriamo il 1 marzo di riniziare le lezioni in presenza e quantomeno con le formule miste. Abbiamo tutte le attrezzature per poterlo fare, abbiamo tutti i dispositivi per la sicurezza implementati già lo scorso anno, quindi sono sicuro che ci riusciremo. Intanto il 7 gennaio le lezioni all'Università di Teramo dovrebbero riprendere in presenza. Il magnifico rettore Mastrocola si dice fiducioso per i mesi a venire e per il futuro dell'Ateneo Teramano, ma non risparmia una dura frecciata alla Regione Abruzzo, che ha scelto un'università non abruzzese per una convenzione agro-silvo-pastorale. Ci dispiace che la nostra regione, insomma, per una convenzione sul sistema agro-silvo-pastorale abbia deciso di rivolgersi ad una università esterna al sistema universitario regionale, ma molto probabilmente ha ritenuto che erano più bravi di noi. Però, insomma, forse guardare anche alle eccellenze che ci sono a livello di formazione e di ricerca sul territorio non sarebbe sbagliato. San Salvo è tra i comuni ricicloni del 2020. Andiamo ad ascoltare l'intervista al sindaco Tiziana Magnacca. Questo è un report annuale che viene fatto in tutte le regioni, vengono classificati i comuni secondo la popolazione che viene registrata nell'anno di riferimento, e quest'anno appunto nella classe dei comuni con più di 15.000 abitanti è stata inserita anche la nostra città. Segno evidente che San Salvo fa grandi sforzi congiuntamente alla propria popolazione verso un'economia circolare, che è l'avanguardia del futuro ed è l'obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere, e con percentuali di raccolta differenziata assolutamente considerevoli, e sono considerevoli alla luce del fatto che siamo appunto una città grande, molto più semplice in un comune piccolo, e soprattutto siamo una città con una forte vocazione produttiva e con un'economia turistica stagionale che normalmente finisce quasi sempre per abbassare le percentuali di raccolta differenziata. Ma il merito è dei cittadini di San Salvo, perché durante il resto dell'anno riescono a fare un buon lavoro e a recuperare quelle percentuali, quei numeri che si perdono durante l'estate. Siamo oramai alla soglia del 70%, segno evidente della volontà di questo comune non solo di guardare all'ambiente, di essere moderno e al passo con i tempi, ma soprattutto di lavorare anche nel senso di ottimizzare gli importi dovuti per la tassa rifiuti. E andiamo avanti, ora apriamo la pagina dello sport. Nemmeno il tempo di gioire per il successo contro il Monza, che il Pescara tornerà domani in campo alle ore 19 all'Adriatico Cornacchia contro il Brescia, ma con i Brianzoli si è vista unità di intenti in casa biancazzurra, come ammette il centrocampista Mirko Valdifiori, che ascoltiamo.
importante, esatto, che la squadra abbia trovato questa vittoria, perché dal primo minuto si è visto appunto che la voleva a tutti i costi, nonostante quel pareggio del 2-2 che magari con un uomo in più ci poteva dare il contraccolpo psicologico, però abbiamo avuto la forza appunto di spingere ancora e di trovare una vittoria che penso, per quello che si è visto in campo, meritata, anche per come siamo partiti. Anche il secondo tempo ci siamo detti nello spogliatoio che era una partita che dovevamo cercare di fare nostra, perché anche dal campo avevamo la sensazione di fare le cose giuste, le cose che ci aveva chiesto l'allenatore, e poi abbiamo proseguito su quello spirito di squadra che ci sta un po' contraddistinguendo in queste partite, e dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga per uscire da questo momento, da questa classifica. Ma guarda, adesso quando c'è un cambio di allenatore, magari indirettamente anche i giocatori, giustamente come ho sempre detto, sono responsabili, perché siamo noi che andiamo in campo. Ci siamo reso conto che la classifica era difficile e ci siamo compattati da squadra, uno per l'altro. Anche quelli che entrano in queste partite con i 5 cambi si stanno rivelando molto importanti, e stiamo seguendo appunto quello che ci sta chiedendo l'allenatore. Poi è una squadra che secondo me, che se trova i risultati e riesce a venire fuori da quella classifica, può esprimere anche un gioco ancora migliore, anche in questo momento quando vivi appunto questa classifica a volte sei un po' meno bello, ma sei efficace, e quello che conta appunto adesso è fare i punti e continuare appunto, ripeto, su questa strada, perché dobbiamo mantenere l'equilibrio giusto senza pensare che ne siamo fuori, perché siamo ancora lì, però queste vittorie ci devono dare fiducia e autostima. Lasciamo la B, scendiamo di categoria. Il Teramo mercoledì giocherà l'ultimo turno di campionato del 2020 in trasferta contro il Bisceglie, gara che si disputerà in un momento particolare per i biancorossi, reduci da 4 pareggi consecutivi, risultati che comunque per Mungo sono funzionali a superare il periodo di appannamento in attesa di ritrovare lo smalto delle prime giornate. Vediamo. Noi, come dico sempre, giochiamo tutte le partite per vincere e portare a casa i 3 punti, e ti ringrazio per quello che hai detto su di me, ma noi che stiamo in panchina, cioè per far vedere che valiamo, dobbiamo fare qualcosa di in più quando entriamo, e oggi è andata bene quando sono entrato e potevamo vincere pure la partita, purtroppo non ci siamo riusciti, anche se abbiamo avuto tantissime palle gol alla fine. Stiamo facendo molto bene prima, adesso ci stanno mancando un po' le vittorie, ma torneranno come facevamo all'inizio. Tutti i campionati ci sono alti e bassi, è capitato a noi, fortunatamente non stiamo perdendo le partite ma le stiamo pareggiando, e arriveranno anche le vittorie, speriamo già da mercoledì. Penso non sia successo nulla di grave, anzi, siete stati bravi a riprendere la partita per come era andata, e c'è sempre entusiasmo come c'è sempre stato, e continuiamo a lavorare. Ripeto, pensiamo già alla partita di mercoledì, e come tutte le partite dobbiamo provare a vincerla. Purtroppo ci sono le partite che puoi vincere e non puoi vincere. Oggi abbiamo avuto un sacco di occasioni, non ci è girata tanto bene alla fine, abbiamo pareggiato, meglio pareggiare che perderla. E speriamo che ci capiti anche a noi di giocare male e vincerla. Se sapessimo qualcosa, cioè se sapessimo come fare per andare là e vincerla, tutti i primi in classifica saremmo. Ti ripeto, noi lavoriamo per cercare di vincere tutte le partite, nessuno c'ha la sfera magica. La posizione dove ho giocato stasera è quella dove sto giocando quasi dove ho fatto tutte le partite quest'anno, quindi dove serve, come sempre, mi metto sempre a disposizione. Non è mai stato il mio problema in nessuno dei miei campionati che ho fatto, non penso sarà un problema quest'anno. Adesso la Serie D continua la marcia del Castelnuovo, che batte il Campobasso e prende il primato della classifica del Girone F in attesa della gara che i molisani dovranno recuperare. Nel frattempo la matricola neroverde si conferma la più bella realtà del raggruppamento. Il servizio è di Stefano Recanati.
Seconda contro prima, Castelnuovo contro Campobasso, e questa la sfida di cartello andata in scena al Comunale di Castelnuovo. La formazione guidata da mister Di Fabio ritrova dal primo minuto Massimo Loviso a far coppia a centrocampo con il nuovo arrivo Marco Croce alla prima da titolare. Sulla corsia di destra Sec prende il posto di Olivi in avanti, confermato Fagioli. Assenti Porrini per squalifica, oltre a Titone e Sbarbati. In casa Campobasso Piga tra i pali prende il posto di Raccichini per far spazio a Zammarchi, che sostituisce lo squalificato Vitali. Dirige Braccaccini di Macerata. Avvio di gara subito su ritmi elevati ad affacciarsi in avanti. Prima i Molisani al terzo minuto con Esposito, bravo a inserirsi tra le maglie bianche. Altrettanto lo è Natale, ex di giornata, che di piede interrompe l'azione pericolosa. Un minuto più tardi rispondono i padroni di casa con Di Ruocco, che dalla sua mattonella prova a beffare sul primo palo Piga, bravissimo a deviare in angolo. Il Castelnuovo approccia da grande la partita e gli sforzi vengono premiati al 24esimo, quando San Severino mette in aria con D'Egidio, bravo di rapina, a mettere alle spalle di Piga, che poteva fare di più nell'occasione. Il Campobasso non ci sta e si spinge in avanti, ma il Castelnuovo, molto attento in fase difensiva, riesce a chiudere bene gli spazi. Sul finale di prima frazione brivido per il Castelnuovo con il palo interno colpito da Vanzan direttamente da tiro d'angolo. La ripresa parte subito con Martino in campo al posto di un opaco Fabrini tra le fila molisane. Il Campobasso alza la pressione, al terzo minuto ci prova ancora con Vanzan, ma la sua conclusione è respinta con i pugni da Natale. Ancora Campobasso alla ricerca del gol, al 12esimo minuto Zammarchi mette dentro un pallone dove Cogliati raccoglie e scarica verso la porta, ma la mira non è precisa. Due minuti più tardi molisani restano in 10, contrasto in aria Teramana con Bontà che va giù toccato da Sec. Braccichini di Macerata vede la simulazione del centrocampista molisano e già ammonito finisce anzitempo la sua gara. I padroni di casa approfittano subito della superiorità numerica al 16esimo, quando D'Egidio, pescato libero da Croce, carica il destro che si spegne nell'angolino alle spalle di Piga. Dopo la girandola di cambi torna in avanti al 24esimo il Campobasso con Vanzan, il più pericoloso dei suoi, che chiama la risposta bassa Natale. Alla mezz'ora dalla distanza è la volta del neo entrato Bregasi per il Castelnuovo, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Piga. I molisani faticano con l'uomo in meno a impostare, il Castelnuovo l'occasione per chiudere la gara al 35esimo con un colpo da biliardo di Di Ruocco, ma il suo tiro fa solo la barba al palo. Nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera del Campobasso con Sforzini, che mette in rete un cross di Esposito, il migliore dei suoi, bravo a recuperare la sfera a centrocampo. Al triplice fischio finale esplode la gioia in casa Castelnuovo, che si gode il primo posto in classifica prima della sfida di mercoledì in casa contro il Notaresco. Sconfitta per il Giulianova, che dopo il successo nel recupero di mercoledì cade fra le mura amiche in uno scontro salvezza contro il Rieti, e torna in discussione la posizione di Federico Del Grosso. Il servizio di Paolo Renzetti. Un Giulianova rimaneggiato perde la quarta gara su quattro al Rubens Fadini, al cospetto di un Rieti ordinato che, pur senza strafare, porta meritatamente a casa i tre punti grazie al 2-0 finale. Male la squadra di Federico Del Grosso, di nuovo il tecnico a rischio esonero. Formazione apparsa la sua lontana parente di quella ammirata nel recupero di mercoledì a Porto Sant'Elpidio. La partenza è di marca ospite al settimo tiro cross di Montesi e palla respinta con i pugni da Remo Amadio. Al decimo punizione dei 20 metri di Orchi per il Rieti con il pallone di un soffio sopra la traversa. Buon impatto del match da parte della formazione laziale. Al sedicesimo Fioretti cade in area giuliese dopo un contrasto e chiede il penalty con Zoppi di Firenze, che fa proseguire il gioco. Al diciottesimo finalmente si scuote il Giulianova con Paudice che ci prova, ma con Scaramuzzino che para a terra senza grossi problemi. La gara non è spettacolare ma molto combattuta, con l'11 riatino che continua a farsi preferire per una manovra più fluida. Al 35esimo c'è infatti ancora un lampo ospite con Gualtieri che di testa in area mette di un soffio sopra la traversa. Al 38esimo ancora ospiti in avanti con Galvanio che tira centralmente fra le braccia di Amadio. Nel secondo tempo al settimo punizione di Del Grosso per il Giulianova e parata a terra dell'estremo ospite. Sul capovolgimento di fronte il Rieti trova il vantaggio con una conclusione di Galvanio leggermente deviata e con la palla che si infila alle spalle di Amadio. Con la gara che si sblocca e con la squadra di casa costretta all'ennesima rimonta al Rubens Fadini. Al decimo ci sono le proteste locali quando su un cross di Barlafante il pallone viene intercettato da zona, forse con un braccio, ma con il direttore di gara Fiorentino
Trentino che lascia ancora proseguire. Al 22esimo cerca di scuotersi l'11 di casa con un tiro di Forcini che termina alto anche se non di molto. Trascorrono i minuti con il Giulianova generoso ma spuntato e con il Rieti che così si rifà minaccioso al 33esimo con una punizione dalla distanza di Montesi non trattenuta da Amadio prima del rinvio della difesa. Mentre il Giulianova spinge alla ricerca del pareggio, al 39esimo arriva però il raddoppio ospite ad opera di Orchi che immischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mette il pallone alle spalle del portiere di casa per il 2-0 che di fatto chiude la contesa con l'ennesima sconfitta stagionale casalinga dei giallorossi sul proprio campo. Successo per il Pineto che passa 0-3 sul campo dell'Atletico Porto Sant'Elpidio e si rilancia in classifica. Reti di Salvatore Paoli e del giovane classe 2003 del Mastro. Vediamo. Tutto secondo pronostico, il Pineto fa un sol boccone del Porto Sant'Elpidio e si porta a casa la vittoria. Il 3-0 finale a favore degli uomini di Mister Amalo la dice tutta sull'andamento di un match che non è mai stato in discussione e che i ragazzi di casa hanno cercato di far rimanere in bilico il più a lungo possibile. Il dominio degli abruzzesi è stato pressoché totale e non poteva essere diversamente vista la differenza tecnica tra le due squadre. Omiccioli si schiera con un prudente 5-4-1 con Zanetti come unica punta supportato da Manari e con Zier lasciato in panchina. Il Pineto invece fa esordire al primo minuto Minincleri al servizio di Olcese con Bugaro e Verdesi larghi sulle fasce. Sin dai primi minuti il tema del match è chiaro. Al secondo Verdesi serve Bugaro che in diagonale non c'entra lo specchio della porta. Al 20esimo Esposito serve Olcese che calcia, ma Cavaliere è bravo a respingere di piedi. Un minuto dopo la gara si sblocca. Crossa dalla destra di Bugaro che trova la testa di Salvatori, il quale stacca bene e gonfia la rete. Il Porto Sant'Elpidio si vede con una punizione di Manari, preda di Mercorelli. Al 34esimo ancora Pineto, con Della Quercia che crossa verso Olcese, il quale calcia le prime intenzioni senza fortuna. Prima dell'intervallo, altro paio di occasioni per gli abruzzesi, prima con Bugaro e poi con Verdesi, che trovano pronto Cavalieri. Nella ripresa rientra in campo un Porto Sant'Elpidio che vuole cercare di impensierire gli ospiti. Al secondo, punizione di Manari che crea qualche grattacapo alla difesa biancazzurra, che rimedia in corner. All'11esimo è entrato Palumbo, serve Esposito, ma Cavalieri non si lascia sorprendere. Al 14esimo arriva il raddoppio. Ciarcelluti da pochi secondi in campo, pennella un cross dalla destra verso Verdesi, che la difende bene e serve Paoli, il quale fulmina Cavalieri dal cuore dell'area di rigore. Il Pineto gioca sul velluto, al 26esimo trova anche la terza rete, con il classe 2000 del Mastro, che sfrutta al meglio un corner calciato da Palumbo, gonfiando la rete. Omiccioli fa entrare Zira e l'attaccante classe 2000 calcia verso la porta al 35esimo trovando pronto Mercorelli alla parata in tuffo. All'ultimo secondo Del Mastro va vicino alla doppietta personale ma non è fortunato nella battuta. Termina con il successo del Pineto su un Porto Sant'Elpidio al terzo capo di fila che rimane ancorato a quota 2 e che ha bisogno di rinforzi per cercare di lottare per la permanenza in categoria. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, i nostri servizi se volete sono on demand sulla piattaforma YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con la trasmissione replay alle ore 21, conduce Enrico Rocchi con i suoi ospiti per parlare chiaramente della vittoria del Pescara contro il Monza e anche del prossimo impegno ravvicinato contro il Brescia. Io vi saluto e vi ringrazio ancora una volta e buona giornata.